Si intitola Senza cuore, il primo romanzo d'amore scritto dal giornalista Giorgio Orrù. Lo ha intervistato per noi Manolo Morento. Siamo in compagnia di Giorgio Orrù, storico giornalista del Sulcis Iglesiente e ora anche scrittore. Sei qui a Carbonia per presentare il tuo nuovo libro. Di che cosa si tratta? Il libro si intitola Senza cuore, una storia d'amore ambientata ad Iglesias durante il fascismo e va sino agli anni 50. È la storia di due personaggi, una coppia, Mariangela e Andrea, che si amano profondamente. Alla fine uno dei due protagonisti farà una scelta per il bene tanto amato. È una scelta che non tutti possono condividere e il lettore potrà chiedersi: io avrei fatto altrettanto. Quindi è un amore intenso, profondo, una coppia affiatata, che chiaramente vive nella realtà della città di quel periodo. Si parla dell'istituto minerario, Come mai hai sentito la necessità di scrivere questo romanzo? Tu che da anni segui le vicende di questo territorio e lo conosci a menadito. Volevo prima di tutto ritornare al passato, alla scrittura Volevo prima di tutto ritornare al passato, a utilizzare termini che oggi non vengono più usati e soprattutto utilizzare un mezzo di comunicazione che oggi è decaduto con la tecnologia, ovvero la scrittura, le lettere. E in questo libro le lettere sono estremamente importanti. Dove si può acquistare il libro? Attualmente si può acquistare ad Iglesias, ma nei prossimi giorni porterò anche a Carbonia, nelle librerie, chiaramente, e quindi spero che gli amici possano acquistarlo e leggerlo. Tra l'altro, un giudizio importante per me.